CAMPO, a space to debate, study and celebrate architecture. Innanzitutto buonasera a tutti, grazie per essere venuti e grazie agli amici di CAMPO per avermi invitato per fare questa presentazione. Io vi dirò subito che presentare questo libro per me è un po' imbarazzante, perché è un libro che, come ha ricordato Luca, è stato pubblicato già molti anni fa in inglese, è stato ripubblicato adesso in italiano. È un libro che ho scritto quasi 10 anni fa, è un libro che nasce da appunti che avevo scritto per un seminario che avevo tenuto appunto molti anni fa. Io di solito, mi capita molte volte di fare seminari e scrivo, diciamo, le lezioni, e poi queste, non sempre, ma insomma, ma spesso i testi di queste lezioni diventano quei testi di saggi. E quindi l'imbarazzo nasce dal fatto che questo è un libro che ho scritto molti anni fa. Devo dire, era un po' uno schizzo, diciamo, un disegno preparatorio per tutta una serie di questioni che ho affrontato, che ho avuto modo di affrontare dopo, e quindi insomma mi sono poi accorto che avrei dovuto scrivere meglio certe cose, però per me era un po' il torso di una discussione che mi interessava a fare, e soprattutto era il torso di una discussione che già allora condividevo con altre persone, tra cui persone che peraltro sono presenti qui stasera, mi fa anche molto piacere, Gabriele Mastrilli, Emanuele Razzi, e poi insomma anche Luca e anche Dario, con cui stasera poi dialogherò. Insomma, io penso veramente questo libro, ma in fondo molte cose che ho fatto e che ho scritto è sempre stato un lavoro collettivo. Questo lo dico senza nessuna retorica o senza nessuna, diciamo, cattazio o benevolenza nei confronti dei miei amici, ma è stato sempre un lavoro che in qualche modo è stato ispirato proprio da questa comunità, questa, come direbbe Franz Rosenzweig, questa amicizia stellare, diciamo, tra persone, che un po' in fondo poi, insomma, il movente anche per cui, insomma, insisto poi lo scrivere, anche se la scrittura è una cosa che ho sempre, diciamo, fatto con grandissima fatica. Poi non parliamo del fatto che devo anche scrivere in inglese, quindi, diciamo, questo è ancora più, rende la cosa ancora più difficile. Io per stasera pensavo di far dire due parole sul libro, visto che probabilmente alcuni di voi, magari anzi la maggior parte di voi, non l'hanno letto, che la cosa non è assolutamente un problema, però ovviamente non parlerò in modo estensivo, diciamo, dei temi trattati, e poi l'idea è quella di continuare la discussione con Dario. Dario, come ha già ricordato Luca, è un filosofo che si occupa di molte cose, ha scritto dei libri molto molto interessanti, diciamo, nell'intersezione tra architettura e filosofia. Uno in particolare lo vorrei ricordare, che è Topografia politiche, che indaga dei temi, a mio avviso, molto molto vicini anche al nostro lavoro. Però Dario ha scritto anche un libro che è stato pubblicato qualche anno fa, Italian Theory, che è una ricostruzione di temi che affronto anche nel mio libro, ma il libro di Dario è molto più, secondo me, diciamo, ferrato poi nel trattare questo argomento complesso, di cui parlerò brevemente adesso. E nel corso del tempo abbiamo un po' instaurato una discussione tra di noi. Io sono molto contento, è stata una discussione estremamente importante e credo anche che mi ha dato molto, e quindi l'idea è quella di proseguire, diciamo, questa discussione un po' coinvolgendo anche le persone qui stasera. Quindi l'idea è che poi da questa discussione, se ci sono interventi e domande, se non siete... io devo dire, soffro molto a vedere le persone in piedi. Devo dire, mi incude, diciamo, una certa urgenza a finire al più presto, se no... Se, non lo so, se c'è anche questo spazio, forse poteva usare una vada maggiore, tanto un transito. No? Vabbè,
Quindi l'idea è quella di, diciamo, aprire quella discussione a tutti, quindi, anzi, voglio dire subito, sentitevi liberi, visto che l'atmosfera anche piacevolmente informale, insomma, sentitevi liberi di interrompere, di fare domande, non so, di interagire anche con la discussione. E il libro è un tentativo, come dice il titolo stesso, di ricostruire qualcosa che, diciamo, storicamente è rimasto implicito, cioè un progetto dell'autonomia. Ovviamente in architettura la parola autonomia ha un significato abbastanza preciso, che è quello, diciamo, che riguarda architetti che di fronte, diciamo, a una condizione storica cercano in qualche modo di costruire una propria integrità professionale e disciplinare. Almeno questo è il significato che ancora oggi viene attribuito a questa parola, almeno all'interno del discorso dell'architettura. Nel libro io invece proponevo un'interpretazione leggermente, anzi, diversa rispetto a questa idea di autonomia, cioè la possibilità, non solo per architetti, ma per lavoratori intellettuali, diciamo, di mettere a tema le condizioni storiche che in qualche modo determinavano il loro lavoro dentro una prospettiva di critica che nel caso del progetto dell'autonomia dell'Italia degli anni 60 era una critica al capitalismo, una critica di classe, diciamo. E questo è un progetto implicito, nel senso che non c'è stato un movimento, non ci sono stati manifesti, non ci sono state, diciamo, almeno all'interno di questo dialogo tra architettura e politica non c'è stata un'intesa, diciamo, generale, però diciamo che in quel periodo sono emersi una serie di temi e di contatti che mi interessava rendere in qualche modo espliciti, come se questi contatti, questi agganci attraverso appunto comunità di persone, di architetti, di studiosi, di attivisti politici, in qualche modo potesse essere letto come un progetto, come qualcosa che metteva sul piatto, si metteva sul tavolo una serie di questioni che non erano semplicemente, diciamo, dei frammenti, delle monadi prive di direzione, prive di una certa orientamento. I protagonisti di questa storia appartengono al mondo della politica e dell'architettura. Diciamo, il punto di inizio di questa storia, di questa narrazione, sono l'inizio degli anni 60, quando l'Italia ovviamente vive un periodo di grande sviluppo economico che nel giro di praticamente 10 anni aveva trasformato questo paese da un'economia prevalentemente ancora legata all'agricoltura, all'industria, soprattutto nella parte, diciamo, settentrionale di questo paese. Questo passaggio era avvenuto con intensi conflitti, intensa conflittualità politica, che però le grandi forze politiche, anche quelle, diciamo, di opposizione come il Partito Comunista, ma in fondo il Partito Socialista, non avevano letto, diciamo, in modo preciso, anzi, diciamo, avevano ancora, si lamentavano in qualche modo dell'arretratezza appunto dell'Italia, dell'apparato industriale italiano, e un gruppo di attivisti politici tra la sociologia e la filosofia, che poi, diciamo, qualche anno dopo verranno riconosciuti come gli operaisti, iniziano in qualche modo a chiedersi quali sono le conseguenze, diciamo, politiche di questa grande trasformazione, chi è il soggetto di questa grande trasformazione. Infatti l'operaismo si chiama così perché una, diciamo, delle teorie che anima questo movimento era non vedere più lo sviluppo capitalista, lo sviluppo economico, come una sorta di fatale evoluzione, diciamo, delle forze produttive, che in fondo gran parte anche del marxismo stesso aveva in qualche modo teorizzato, ma vedeva l'evoluzione stessa del capitalismo come qualcosa che era spinto da una soggettività, appunto la soggettività conflittuale della classe operaia, che il capitalismo doveva in qualche modo continuamente contenere, e contenendola in qualche modo il capitalismo era costretto, diciamo, a una
un'evoluzione dei propri modi di organizzazione, non solo del lavoro, ma anche organizzazione sociale. E una delle, diciamo, delle ipotesi che l'operaismo aveva messo sul campo, che credo sia interessante anche per oggi, che questo, diciamo, questo rispecchiamento dell'evoluzione capitalista rispetto alla soggettività operaia non avveniva soltanto nei momenti di grande conflittualità, nei momenti, diciamo, di conflittualità esplicita, no? Ma anche nei momenti in cui la classe operaia sembrava non in qualche modo reagire, diciamo, al gioco capitalista. E questa fu una scoperta che non avvenne a caso, ma avvenne appunto perché gli operaisti in qualche modo riscoprirono, cosa che sembra ovvia ma in realtà non lo è, anche all'interno della tradizione marxista, riscoprirono Marx, riscoprirono proprio il capitale di Marx, un libro che in realtà poi nel dopoguerra non era più letto, era letto in modo molto miticizzante, no? Invece loro proprio studiano la fabbrica neocapitalista, la fabbrica industriale, rileggendo Marx. Raniero Panzieri, che è un po' la figura di riferimento del movimento operaista, proprio, anzi addirittura ritraduce parti del capitale, per capire, sfruttando, diciamo, un aspetto fondamentale della critica marxiana all'economia, che è l'aspetto empirico. La critica di Marx non era una critica, diciamo, ideologica al capitalismo, non era una critica moralistica, non era una critica etica, era una critica proprio quasi tecnica, che faceva proprio uso di grande ricerca empirica, no? Chi legge il Capitale si rende conto che, insomma, Marx ha proprio studiato questa cosa, che il capitalismo l'ha studiato proprio guardando proprio i meccanismi giuridici, sociali, ma anche tecnici, no? Attraverso cui la composizione tecnica del capitalismo si era storicamente evoluta. E i capitalisti proprio riprendono questo indirizzo e si riscoprono questa grande soggettività soggettività della classe operaia molto conflittuale, che costringe il capitalismo a questa espansione e a questa, diciamo, evoluzione molto, molto drammatica, che era appunto l'evoluzione che l'Europa all'epoca del dopoguerra stava vivendo, soprattutto con la nascita del welfare state. Questo ovviamente è un po' diciamo l'inizio, io lo vedo soprattutto incarnato nel pensiero di due figure importantissime per il movimento operaista, che sono Raniero Panzieri e Mario Tronti. Raniero Panzieri è una figura, peraltro, ancora oggi non, diciamo, ingiustamente un po' non conosciuta, come si dovrebbe, infatti non esiste, perché non sia reperibile neanche oggi per una raccolta dei suoi scritti. Il fondatore, diciamo, della rivista Quaderni Rossi, una rivista molto importante che in qualche modo proprio dà forma, no? Dà massa critica a quello che poi sarà un po' l'eredità di questo movimento, del movimento operaista, e soprattutto la figura di Mario Tronti, che peraltro è un filosofo romano, che appunto diventa un po' Panzieri, diciamo, lo considera un po' il Marx italiano, perché Tronti proprio riparte in modo molto rigoroso dalla critica dell'economia politica, e attraverso questa ripresa rigorosa dell'economia, della critica dell'economia politica, che peraltro è sostenuta da una riscoperta fondamentale che avviene appunto nei primi anni 60, che è la riscoperta dei Grundrisse, questo primo brogliaccio, diciamo, del capitale, che Marx scrive circa 10 anni prima, poi la stesura definitiva del capitale, che è una versione del capitale molto più sperimentale, molto più, dove Marx azzarda di più, diciamo, delle ipotesi che poi in qualche modo prefigurano addirittura poi lo sviluppo capitalistico del XX secolo. Gli operisti proprio fanno incetta, diciamo, di questo libro. Infatti uno degli archetipi, diciamo, fondamentali del movimento operaista è proprio il famoso frammento delle macchine, diventa quasi un feticcio, in cui Marx sostanzialmente prefigura proprio il capitalismo avanzato, dove, diciamo, la misura del lavoro vivo viene messa in crisi dal fatto che la conoscenza scientifica, il general intellect, diventa qualcosa che è talmente diffuso
innerva l'intera società, che il capitalismo non può più misurare, diciamo, non può più tradurla in profitto. Il paradosso di questa ipotesi straordinaria di Marx è che questo è esattamente il modo in cui il capitalismo contemporaneo oggi lavora, mettendo al lavoro sostanzialmente la conoscenza, anche senza, diciamo, e tutto l'apparato, diciamo, creativo che in qualche modo muove il capitalismo contemporaneo. Però Marx vedeva in questa prospettiva una prospettiva rivoluzionaria, invece è diventato proprio il modo in cui il capitalismo ha rafforzato anche la sua presa sulla composizione di classe contemporanea. E questo movimento ha delle ramificazioni molto importanti nella cultura italiana, non solo, diciamo, nel pensiero politico, ma anche nella letteratura, nella critica d'arte, nell'arte stessa e anche nell'architettura. Ci sono delle influenze dirette, forse quella più importante anche per noi, insomma, architetti, è l'influenza che poi il pensiero operaista ebbe nella formazione intellettuale di Manfredo Tafuri. Tafuri si avvicina all'idea di questo movimento attraverso uno dei suoi intellettuali più importanti, che era Alberto Asorrosa, che nel 1965 pubblica un libro fondamentale che è Scrittori e Popolo, in cui Asorrosa prende a picconate praticamente, diciamo, il populismo di sinistra, che allora era molto importante in grande tradizione letteraria, diciamo, italiana, da Vittorini fino, insomma, tutta quella, diciamo, quel movimento di scrittura, di letteratura che appunto faceva del popolo una sorta di feticcio, diciamo, sociale e politico, e applica una riscoperta fondamentale della cultura operaista, che era la critica dell'ideologia. La critica dell'ideologia, che sostanzialmente era una critica a tutte quelle, diciamo, astuzie che il capitalismo, le astuzie culturali, sociali, che il capitalismo metteva in campo per in qualche modo mascherare, in qualche modo sublimare le proprie, diciamo, la propria presa sulla società. E questa critica, questo l'esempio della critica dell'ideologia, ovviamente ha un impatto decisivo sulla critica storica di Manfredo Tafuri. Infatti nel 1969 Tafuri è sollecitato da Tronti e Asorrosa a intervenire sulla rivista Contropiano, che è una delle riviste, diciamo, storiche dell'operaismo, una rivista che, al contrario forse di Quaderni Rossi e Classe Operaia, che erano le due riviste forse più importanti del primo operaismo, una rivista che, diciamo, guardava più anche l'aspetto culturale, filosofico, e i risvolti più culturali, diciamo, di questo movimento, tra l'altro con dissidi anche che poi divideranno il movimento operaista, perché Antonio Negri uscirà dopo primo numero per un, diciamo, disaccordo con la linea intrista di Tronti, Cacciari, Asorrosa, ma anche poi dello stesso Tafuri, cioè di quella parte dell'operaismo che in qualche modo tentava di rientrare dentro il Partito Comunista. Era pure il 68, quindi il momento in cui in qualche modo veniva sancita quella distanza tra Partito Comunista e i nuovi movimenti. Infatti da lì poi partirà tutta la galassia, diciamo, dei gruppi e dei movimenti neo-operaisti, dal potere operaio e poi più tardi l'autonomia operaia. Però in quel momento, che è un momento proprio per gli operaisti anche di riflessione, anche di messa a punto di temi di più grande, diciamo, grande distanza, Tafuri diventa una figura importante della rivista, non solo Tafuri ma anche il gruppo di ricerca, che all'epoca erano i giovani, diciamo, ricercatori che lavoravano con Tafuri a Venezia, nella facoltà di architettura lo UAV, allora si chiamava, adesso non so se si chiama ancora più UAV, ma all'epoca si chiamava UAV, Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Tafuri era stato, dopo una serie di peregrinazioni tra Palermo e altri posti così, apparentemente la storia che stava antipatica, una persona che a molti era molto antipatica, quindi ha fatto molta fatica a trovare, diciamo, un
posto di insegnare, viene invitato da Giuseppe Samonà come professore docente di storia e architettura, e lì si circonda poi una serie di persone, tra cui Francesco D'Alcò, Giorgio Ciucci, Magnari Elia e Marco De Michelis, e lì da fuori incontra una figura che per, diciamo, il suo percorso interno sarà fondamentale, che è Massimo Cacciari, che era già, come dire, una figura importantissima nell'operaismo, diciamo, soprattutto quello veneziano, insieme a Toni Negri. E appunto all'interno di questo contesto di amicizie, ma anche di influenze reciproche, nasce un saggio fondamentale che io discuto anche nel libro, che è per una critica dell'ideologia architettonica, che sarà poi, diciamo, il nucleo iniziale di un libro che Tafuri pubblicherà nel 1973, che è Progetto Utopia. Un saggio straordinario, perché un saggio di una densità storica incredibile, in cui sostanzialmente Tafuri ripassa praticamente tutta la nascita di quella che possiamo chiamare l'architettura moderna, da Auger fino a Hildesheimer, e sostiene, insomma, che questa tradizione, che in fondo fino, insomma, a Gideon, Fesner, ma anche lo stesso Zevi, è una tradizione che è sempre stata letta in termini progressivi, no? Come una grande etica riformista, diciamo, che l'architettura moderna aveva incarnato. Insomma, Tafuri invece sostiene che questa non è altro che una sorta di astuzia dell'ideologia, diciamo, del capitalismo, che ovviamente si è storicamente appropriato di visioni dissacranti, sperimentali, per poi farle diventare una sorta di maieutica, no? Per in qualche modo elaborare, sublimare tutta una serie di temi che appunto la messa in crisi, no? della città stessa, per poi in qualche modo organizzare lo spazio, diciamo, per, come Tafuri poi sostiene nel libro, organizzare lo spazio come una macchina per l'estrazione del profitto, no? dal plusvalore sociale che la città in qualche modo produce. Una critica ovviamente molto ben costruita, con anche una ricchezza di riferimenti, tra cui appunto sono due architetti che Tafuri in qualche modo salva da questa, tre architetti che Tafuri in qualche modo identifica, ma architetti che ovviamente non risolvono il problema, ma quantomeno lo identificano con estremo disincanto. Il primo ovviamente è Piranesi, Campo Marzio, che per Tafuri diventa una sorta di prefigurazione di questa messa in crisi della città, e poi altri due architetti, uno a cui Tafuri era molto affezionato, questo lo so, diciamo, anche per esperienza diretta, perché è l'unico architetto moderno su cui alla fine della sua, diciamo, carriera, lo si occupava soltanto di Rinascimento, lui è lui su cui faceva ancora seminari, che è Le Corbusier, tutto il Le Corbusier del Plano Bus, che per Tafuri era proprio la traduzione della logica, diciamo, taylorista, fordista della fabbrica, tradotta in architettura non come metafora, ma proprio come processo in qualche modo costruttivo, organizzativo della città, no? Il Plano Bus è questa sorta di, per Le Corbusier, proprio la sperimentazione della produzione di spazio urbano, proprio seguendo proprio i parametri fordisti, che poi tra l'altro Le Corbusier aveva studiato molto bene. Una cosa molto curiosa è Le Corbusier, credo per qualche enciclopedia, proprio scrive la voce di Henry Ford, cioè proprio scrive la biografia, quindi un personaggio che lui, insomma, non solo ammira, ma studia proprio in modo molto, molto preciso. Infatti Tafuri si accorge di come i progetti di Le Corbusier degli anni 30 sono un tentativo di mettere a tema l'impatto del fordismo, taylorismo, dello spazio urbano, e in qualche modo gli dà una rappresentazione che Tafuri dice non può funzionare, perché è talmente esplicita, è talmente chiaramente, insomma, mette proprio in chiaro quali sono le forze in gioco, che, diciamo, il grande capitale non si sente di appoggiare, diciamo, qualcosa che renderebbe, diciamo, molto esplicito poi quello che è implicito già nella costruzione dello spazio urbano moderno. E l'altro architetto, il terzo architetto, insomma, che Le Corbusier, che Tafuri ammira, è Hildesheimer, che è un architetto che all'epoca poco conosciuto, nel 1967, se non sbaglio, Giorgio Grassi cura una raccolta di scritti voluta da Aldo Rossi, quindi qui si vedono già gli intrecci, diciamo, gli interessi che si intrecciano
queste diverse, diciamo, galassie di gruppi di intellettuali, attivisti, architetti. Tafuri è molto, molto impressionato da questa figura, perché il Wertheimer in fondo è il primo architetto che parla di città e parla della, cioè, e dice chiaramente che, insomma, con l'avvento del capitalismo c'è uno stacco, diciamo, drammatico tra la città premoderna e la città moderna. Quindi è il primo che proprio mette a tema il rapporto tra architettura e capitale. E poi fa, negli anni 20, esegue una serie di progetti teorici, tra cui fa quello famosissimo strapubblicato, che però di solito è conosciuto soltanto attraverso le immagini della città verticale. E infatti Tafuri, insomma, identifica questo progetto come il momento in cui l'architettura non solo scopre la crisi dell'oggetto, no? Quindi la crisi di quel modo di fare architettura che ancora si concentra sulla costruzione di una forma, no? Ma il Wertheimer per Tafuri rappresenta un architetto come organizzatore di processi produttivi, no? Quindi in qualche modo identifica questo tipo di lavoro come qualcosa che fa un salto, diciamo, al di là di quello che fino ad allora era il mandato creativo, sociale dell'architetto. Un saggio di Tafuri ovviamente ha un impatto sulla cultura architettonica che, insomma, ci vorrebbe un libro per descrivere tutte, diciamo, le interpretazioni e anche le misse interpretazioni, insomma, un saggio che, tra l'altro, per chi non era in qualche modo dentro questa critica, sembrava quasi la dichiarazione della morte dell'architettura, cosa che assolutamente non era, e avrà un impatto soprattutto all'interno di una serie di gruppi di architetti, uno in particolare, diciamo, quel gruppo che poi negli anni 80 e 90 verrà chiamato gli architetti radicali, soprattutto, diciamo, i gruppi che poi sono quelli, insomma, che più noti, Superstudio e Archizoom, che peraltro nei primi anni 60 erano, diciamo, facevano quasi un gruppo, un supergruppo, diciamo, nascono proprio sui banchi di scuola, insomma, fanno progetti insieme. Una delle prime rivolte di studenti a Firenze era proprio per sostenere l'idea di fare l'esame collettivo, no? Contro l'idea di fare l'esame individuale. E tra gli animatori di questa protesta ci sono poi quelli che saranno i futuri membri di questi due gruppi, soprattutto due figure, diciamo, centrali di questo movimento di architetti radicali, che sono Pranzi e Paolo De Canello. Erano molto in contatto con alcuni militanti operaisti, uno in particolare, una figura molto interessante che all'epoca studiava architettura a Firenze, che poi sarà uno dei, diciamo, membri storici del primo operaismo, e poi oggi è professore all'Università di Siena, che è Claudio Greppi, che nel 1965 fa una tesi di laurea in cui lui immagina tutta la piana di Firenze, diciamo che era la piana, diciamo, che tra Firenze e Prato, che all'epoca era uno dei poli industriali ancora nascenti nell'Italia degli anni 60, lo immagina una grande città fabbrica. Cioè, in qualche modo mette a tema qualcosa che gli operaisti avevano scoperto, diciamo, analizzando la fabbrica, che la fabbrica non è un recinto, come dire, non è un edificio in cui la produzione è chiusa, no? dentro appunto un'area ben precisa, ma la fabbrica è questo apparato che in qualche modo innerva l'educazione, la scuola, il tempo libero, la casa, no? Quindi la fabbrica è proprio una città, è uno spazio che coinvolge lo spazio urbano stesso. Infatti la tesi di Greppi in qualche modo proprio mette a tema questa scoperta degli operaisti, proprio progettando, cioè rendendo esplicito proprio questa dimensione della città fabbrica. E questo ovviamente diventa letto insieme a un saggio fondamentale di Mario Tronti, che è La fabbrica e la società, e forse il saggio più importante, diciamo, dell'operaismo, del primo operaismo almeno. Beh, e questo ispira poi agli Archizoom, un progetto che diventerà molto importante, che penso tutti quanti conoscete, che era uno stop city. Uno stop city è proprio, come dire, il sovrapporsi di tre archetipi della città moderna: il supermarket, la fabbrica e il parcheggio, che diventano questo spazio in cui la produzione ovviamente diventa tutto, dove la distinzione tra lavoro e vita praticamente viene completamente, diciamo,
cancellata, nella prospettiva che all'epoca veniva letta come una prospettiva rivoluzionaria, cioè che questa totale alienazione della società in realtà non era un male, ma era un bene, cioè nel senso che ovviamente creava le condizioni per una completa, diciamo, divaricazione tra salario e profitto. Infatti uno degli slogan dell'operaismo era più soldi e meno lavoro, cioè il salario come variabile indipendente del profitto, che nella nostra città veniva messa a terra con questa grande superficie abitabile, completamente infrastrutturata, tutta una serie di dispositivi che poi in qualche modo nascevano in quegli anni, come l'aria condizionata, il controllo climatico, eccetera, che per loro era la traduzione proprio di questa condizione che era già presente. Infatti il nostro sito non era un progetto utopico, come poi verrà letto in seguito, ma era un progetto che in qualche modo rendeva esplicito qualcosa che era la città sostanzialmente del welfare state, la città del dopoguerra, dove il rapporto tra fatta produzione e vita diventa produzione e riproduzione diventava molto stringente. Poi ovviamente questo è un paesaggio che adesso sto un po' tratteggiando per sommi capi. Ci sono altre figure che forse sono meno legate, diciamo, a questa esperienza dell'operaismo, che sono figure come Aldo Rossi, che invece prende una posizione completamente diversa, anche per motivi in parte generazionali, perché Rossi in qualche modo appartiene a quella generazione di architetti di sinistra che era stata invece influenzata molto dal pensiero di Antonio Gramsci, quindi in qualche modo non aveva ancora, diciamo, fatto quel salto che poi l'operaismo in qualche modo compie all'inizio degli anni 60. Però a mio avviso, cioè forse questa è la parte più per me personale del libro, a me, diciamo, introdurre questa figura mi serviva un po' per in qualche modo non rendere questo progetto così monolitico e preciso, ma per vedere come questa idea di conflittualità, questa idea di, appunto, di una città che non è più il prodotto di un progetto, come dire, riformista e progressista, ma è il prodotto di una serie di conflitti che l'architetto assume o non assume, a volte in modo inconscio, a volte in modo inconscio, mi serviva un po' per rendere più ricco, diciamo, questo paesaggio e introdurre una prospettiva che era anche diversa. Io poi nel libro, questa forse è la parte più contestabile, diciamo, del libro, insomma, in qualche modo cercavo anche, questo libro l'ho scritto scaturisce da segnali che ho ottenuto nei primi anni 2000, quando c'è una riscoperta anche da parte, diciamo, della nostra generazione dell'operaismo, soprattutto alla fine degli anni 90, con la ripresa di un nuovo ciclo di lotte, no? Che va da Seattle a Occupy a Santiago del Cile, poi sono tutte le lotte che ancora oggi proseguono e sono anche molto, molto intense. Devo dire, questo è l'ambito in cui nasce poi nasce il libro. Io devo dire, il seminario che tenni allora, che poi è diventato un po' lo stato del libro, assumeva una posizione critica nei confronti del cosiddetto post-operaismo, quindi tutta quella tradizione che peraltro ha avuto un impatto fondamentale anche recentemente. Cercavo di mettere in gioco quello che il nostro amico Matteo Mandarini chiama l'altro-operaismo, veramente, diciamo, l'autonomia del politico di Tronti e soprattutto il pensiero negativo di Massimo Cacciari. Ovviamente nel frattempo sono usciti molti saggi su questi temi, avrei sicuramente scritto un libro che se avessi avuto a disposizione queste cose, queste informazioni, però per me è stato anche un tentativo non di fare una... Il libro non è un tentativo di, insomma, di rimettere in gioco queste cose, assolutamente, diciamo, questo non è l'obiettivo, perché oggi siamo in un contesto completamente diverso, forse per certi versi anche rovesciato rispetto a quel periodo, che è assolutamente irripetibile, come in fondo tutti i periodi storici. Quindi non c'è nessun tentativo, diciamo, di fare storia operativa spicciola, no? So, di rimettere in auge cose che oggi, anzi, forse ci colpiscono più per la distanza che per la vicinanza. Però allo stesso tempo non sono uno storico, non ho la distanza, diciamo, professionale dello storico, sono un architetto che, come tutti quanti, si appassiona anche a
problemi e a questioni contemporanee, peraltro diciamo condividendo queste cose, come ho detto prima, con persone che hanno anche loro un interesse in questi temi, e sicuramente in questo pensiero, in questo ambito di pensiero ci sono, almeno ho tentato di mettere a tema una serie di concetti, di strumenti che anche all'interno di questa distanza storica, a mio avviso, sono utili, sono in qualche modo utilizzabili anche, diciamo, nella congiuntura storica contemporanea. Quindi questo è un po', diciamo, scusate se mi sono anche dilungato troppo, questo è un po', diciamo, un sommario, diciamo, riassunto del libro, e adesso magari lascio la parola a Dario, che farà invece una critica o una... Io racconto qualcosa. Ce la fai? No, quindi insomma non ho preparato nulla per ascoltare cosa diceva Pier Vittorio, anche un po' per ragionarci insieme. Se qualcuno di qui vuole entrare, in realtà c'è un po' di spazio qua, però se volete fumare deve essere là, è una cosa che è più piacevole. E dunque, sì, stiamo presentando, discutendo un libro, penso abbiate capito, anzi Pier Vittorio mi ha esonerato dal compito di dover parlare del libro, perché poi in realtà appunto ne ha parlato lui, giustamente, che è l'autore. Quindi sono contento di questo contesto, che è così usuale per me, e quindi vorrei provare un poco a, più che a criticare, insomma, a mettere qualche tema così in campo, prendendo il nome del posto dove siamo, anche per discuterne insieme. Tu dici giustamente, insomma, è un libro che parla di epoche forse che sono distanti da noi nel tempo e forse, sicuramente irripetibili. Però io forse in quell'epoca lì, cioè il passaggio tra gli anni 60 e gli anni 70, vedo forse, no, anzi, io ne sono convinto, l'inizio di una condizione, per quanto mutata, trasformata, che stiamo vivendo oggi. Questa cosa noi filosofi la chiamiamo genealogia, cioè, insomma, per capire, bisogna partire dalla propria condizione attuale del presente e vedere da dove è partita, quali sono i passaggi che si sono compiuti. Quindi io proverò a fare un lavoro genealogico a partire appunto da un libro che come dire, si occupa di alcuni passaggi d'epoca importanti e che sono distanti ormai 30-40 anni. Dunque, una cosa così per fare un po' l'elogio del libro che ci sta sempre in questi contesti è quello del modo di lavorare di Pier Vittorio in questo libro che secondo me è un po' da mettere in evidenza. Cioè, quando si fa storia, storiografia, anche in filosofia, no? Si tende normalmente a scegliere, a prendere partito, dico io sto con questo, quindi tutti gli altri diventano oggetto di scherno, di critica e così via dicendo. No, in realtà lui usa un metodo che a me interessa molto e che provo io nelle mie cose ad agire, il fatto di mostrare conflitti vivi, viventi, che si sono prodotti in determinati passaggi storici, e di vedere in quel conflitto lì l'oggetto del contendere. Cioè, lui, Pier Vittorio, mette insieme autori che in quegli anni lì erano in conflitto, discutevano magari anche su posizioni anche opposte. Però il fatto stesso di mostrare quel conflitto si sta mostrando anche qual era la questione in gioco, cioè ciò di cui davvero si sta parlando. Cosa che è difficile da capire nel momento in cui tu prendi posizione per uno o per l'altro, no? Ma ti mostra il conflitto, mostra la cosa stessa di cui si sta parlando. E la cosa stessa, appunto, è l'autonomia. Cioè, insomma, noi stiamo parlando di un termine, autonomia, che diamo forse per scontato, ma in realtà in quegli anni si stava dibattendo di che cos'è, dov'è l'autonomia, dove si colloca, anzi, non in senso spaziale e politico, l'autonomia, dove bisogna stare per affermare una propria autonomia. Questa era un po' la questione. Ora, ne parlerò un po', perché per fortuna Pier Vittorio non ha, nella presentazione del libro, è stato meno, ha analizzato di meno questo passaggio. E a un certo punto lui ha detto che nella tradizione operaista c'è una scissione, c'è un conflitto, e questo conflitto è intorno alla questione dell'autonomia.
Da una parte c'è Mario Tronti ed altri che si rifanno, diciamo, alla teoria cosiddetta dell'autonomia del politico, dall'altra parte ci sono quelli che poi oggi chiamiamo i post-operaisti, che si separano con conflitti ferocissimi, ferocissimi, e ora vi dirò perché, dalla matrice trontiana dell'operaismo, che anzi Tronti, per poter fare il passaggio all'autonomia del politico, deve dichiarare conclusa l'esperienza operaista, attenzione. Cioè Tronti nel 67 dichiara la fine dell'esperienza operaista, quindi comincia per Tronti l'autonomia del politico, e vi dirò che cos'è un istrumentale, e continua invece l'esperienza operaista che diventerà post-operaista e che ha come autori di riferimento Negri e altri che poi sono venuti negli anni, come Paolo Birman, eccetera, eccetera. Come dire, il motivo del conflitto, di questa rottura che è stata estremamente forte, da una parte è stato il 68, dove Tronti e Negri, per usare i due nomi, diciamo, più importanti di questo conflitto, erano su sponde opposte, no? Cioè, Tronti ha sempre considerato, e tutt'oggi lo continua a considerare, il 68 come una rivoluzione del capitale, cioè un modo con cui il capitale ha neutralizzato la lotta operaria, no? E dall'altra parte invece Negri ha visto nel 68 l'inizio di una nuova configurazione della lotta operaria, no, della lotta di classe. Cioè, entrambi condividono la fine di un'epoca, c'è un'immagine interessante dei due. Uno dice che proprio il rosso che si vedeva all'orizzonte del 68, per uno Tronti era il tramonto del grande Novecento, del Novecento delle lotte operaie, per Negri era l'alba di un nuovo giorno. Rosso era, insomma, le interpretazioni erano assolutamente agli antipodi. E dunque, il problema era intorno alla questione dell'autonomia, vi stavo dicendo. Che cosa ha fatto Tronti? Negli anni 70, pubblica, perché era una conferenza di qualche anno precedente, era, mi sembra del 76-77, viene pubblicato sull'autonomia del politico, e cosa dice? Vi dicevo, fondamentalmente le lotte operarie hanno perso, diciamo, prendiamone atto, l'unico modo da parte del movimento operario di conquistare il potere è quello di prendere posizione dentro il politico, ovvero dentro le istituzioni, cioè prendere lo Stato dall'interno, non nella lotta dall'esterno che in quegli anni si stava cominciando a configurare, ma dall'interno, cioè prendere posizione dentro le dinamiche politiche moderne, istituzionali, eccetera, eccetera. E infatti lui rientra nel PC e quindi appunto questa è l'autonomia del politico. Da cosa partiva fondamentalmente questa conclusione di Tronti? Tronti partiva fondamentalmente, ve la faccio molto semplice, nel momento in cui la lotta operaia la collochi dentro l'economico, che nel suo caso era la fabbrica, tu sarai catturato dall'economico, non riuscirai a convertire la lotta sindacale, diciamo così, no? Per il salario, eccetera, eccetera, in lotta politica. A quel punto sarai comunque catturato all'interno dei dispositivi del capitalismo. Allora, quello che era invece il mantra del primo operaismo, dentro e contro, stai dentro le dinamiche economiche, contro, e questo contro significa conversione politica dell'economia, cioè affermazione del partito operaio dentro l'economia fordista di fabbrica, eccetera, eccetera. Questa cosa per Tronti negli anni 70 non funzionava più. Non funziona più quel dentro e contro che c'è anche nel sottotitolo del libro, che per Tronti in realtà era la matrice dell'operaismo. Dentro e contro dentro il partito comunista. Poi dentro e contro, dietro dentro il partito comunista, ma dentro il politico. Quindi qual è l'assunzione che anche oggi può essere interessante da parte di Tronti? Dentro l'economia ha la capacità, l'economia capitalistica, il capitale ha la capacità di convertire la resistenza, la contrapposizione, la rivoluzione a suo vantaggio. Ha questa capacità di rigenerarsi continuamente attraverso il conflitto che tu stesso poni dentro il ciclo economico. Questo vale per allora e forse vale per oggi, vi dico anche un po' perché. Dall'altra parte c'è Negri, che
per il quale, insomma, per, non solo lui, l'autonomia è invece proprio l'autonomia dalle forme politiche tradizionali, il partito e lo Stato. Insomma, l'autonomia politica, anche lui aveva intenzione, aveva, insomma, la matrice era la stessa, come configurare politicamente un conflitto che prima è battuta economica. Per Negri questa cosa poteva accadere al di fuori delle forme, diciamo, dei filosofi moderni del politico, che era, insomma, era lo Stato e il partito. E allora cosa fa? Prende molto sul serio quella cosa a cui accennava, cioè, insomma, diciamo, cui diceva che Vittorio, cioè la fabbrica e la città. Dice, nel momento in cui la città, la metropoli, è diventata la fabbrica, cioè l'economia produce profitto non più dentro le quattro mura della fabbrica, ma nelle relazioni di produzione che ci stanno in ogni angolo delle metropoli contemporanee, allora è lì, nelle metropoli, che tu devi agire il conflitto. Quindi siamo proprio su due piani totalmente diversi rispetto a Tronti, no? Non nelle stanze del palazzo, diciamo così, no? Ma per le strade della città. Sapete bene, il 68, 77, con tutti, insomma, anche le degenerazioni che ci sono state. Ora, questo l'accennava prima Pier Vittorio, questo c'è il Marx dei Grundrisse, no? Che è il Marx più profetico, immaginifico, no? Quando a un certo punto lui si inventa questa cosa del general intellect, o del lavoro immateriale, del lavoratore sociale. Cioè, a un certo punto, nel momento in cui il lavoro si può svincolare dalle macchine, nel momento in cui l'orizzonte non è più quello del mercato locale, ma diventa proprio del mercato globale, Marx parlava già del mercato globale, attenzione, diceva che si crea una potenza enorme nel lavoro, e questo lavoro è quello della semplice capacità intellettuale dell'animale umano. Insomma, a un certo punto Marx è come se prefigurava quello che oggi forse vediamo anche voi, penso a gran parte architetti, che la produzione, anche il profitto, si dà nella capacità, cioè non lì alla catena di montaggio, ma nella capacità intellettuale di informare la realtà, di dar forma alla realtà. Insomma, anche nelle capacità relazionali, una buona parte del nostro lavoro lo facciamo anche nelle relazioni, non soltanto nel momento in cui produciamo materialmente qualcosa, no? Questo Marx lo chiamava general intellect, cioè ciò che è messo al lavoro è la nostra semplice capacità intellettuale. Poi si è chiamato lavoro immateriale, e si cominciava a prefigurare in quegli anni chi? Il lavoratore autonomo, autonomia anche in questo senso qui, cioè la capacità del lavoratore di costruire, noi filosofi chiamiamo la propria forma di vita, che diventa lavoro stesso. Cioè, insomma, uno spazio come questo è la definizione, è appunto da certe forme di vita che concepiscono il lavoro non nell'orario prefigurato, diciamo, dalle 8 alle 17, ma anche questo noi stiamo lavorando, no? Stiamo producendo, sapete, poi magari qualcuno di voi torna a casa, mamma, è proprio quello che sta lavorando di più in questo momento, che è il genitore, infatti. Però appunto nel nostro sistema economico che si chiama neoliberismo questa cosa qua può produrre profitto. Qualcuno di voi torna a casa, insomma, nelle sue cose, magari ha avuto un'idea da validare perché che ci stiamo facendo, la mette a profitto, come si suole anche dire. Ora, qual è il problema che si creava negli anni 70 e che oggi non siamo così distanti, secondo me? Allora, per produrre un pensiero critico per noi filosofi, un'architettura critica per gli architetti, cioè per produrre appunto riprodurre quel dispositivo del dentro e contro, dove ti collochi? No? Hai visto, Tronti diceva nello Stato o nell'università, no? L'altra istituzione, diciamo, classica, no? del sapere, o al di fuori. Ora, cosa si è venuto a produrre? Questo lo dice che Vittorio, forse non ha detto lui, lo dico io. Cosa si viene a produrre in quegli anni 70? Che l'architettura radicale italiana, in particolare appunto su questo studio Archizoom, che fa? Prova a
colonizzare questo spazio che è al di fuori, per produrre critica. Cosa dire? Per produrre critica devi essere al di fuori del potere, no? Perché dal punto di vista di essere esterno rispetto a quello che critichi, c'è una disposizione abbastanza classica della critica. E che succede in quegli anni? Che quindi, questo vale anche per la politica, ovviamente, vale anche appunto per il post-operaismo che si poneva al di fuori dello Stato, al di fuori del partito per far procedere la sua critica. E che in quello spazio lì, in quegli anni 70, era ancora uno spazio non perfettamente, pienamente colonizzato, anche se poi era prefigurato, abbiamo detto, con la città fabbrica, la colonizzazione di quello spazio. E si poteva produrre critica, architettura critica, pensiero critico e così via dicendo. E autonomia, quindi rispetto ai luoghi classici del sistema, no? Erano gli anni in cui Cacciari diceva potere stare nel sistema, no? Era caccialista dalla parte di Trotti, per intenderci, in questa sfida che vi sto provando a delineare. Quindi stare al di fuori in quella situazione lì aveva questa possibilità critica. Poi quello spazio al di fuori della politica, al di fuori dei rapporti di potere evidenti, al di fuori della fabbrica e così via dicendo, è diventato lo spazio del mercato globale, lo spazio del lavoratore autonomo, fondamentalmente. Cioè, ci siamo ritrovati in questa sorta di, che si è chiamata, e lo scrive Pier Vittorio, controrivoluzione, bellissimo saggio di Paolo Virno, sulla controrivoluzione, c'è proprio quella stessa posizione antagonista, critica, alternativa, che si era posta al di fuori dei luoghi, diciamo, del potere dominante, del sapere dominante, eccetera, eccetera, è diventato lo spazio del mercato. Ora, io le date non me le ricordo, però si cita nel libro una mostra al MoMA di New York e una alla Triennale di Milano, dove a un certo punto sono emblematiche del fatto di come l'architettura radicale italiana e il design radicale alternativo italiano sono diventati, sono stati catturati all'interno del mercato. E questa è stata la controrivoluzione, quella posizione al di fuori che doveva procedere un discorso rivoluzionario, in realtà è stata riportata dentro quello che in quegli anni si stava configurando come il mercato globale, che oggi noi chiamiamo del liberalismo. Ora, questo era per dire che in realtà si parla sì di quegli anni lì, ma ci abbiamo abbastanza a che fare ancora oggi con quella situazione lì. Il problema resta lo stesso: dove ti poni nel momento in cui vuoi far procedere un discorso critico, un'architettura critica radicale, un pensiero critico radicale, nel momento in cui ti vuoi contrapporre al potere politico, ormai che esangue, diciamo, quello della nostra contemporaneità, vieni preso dal mercato. Siamo dentro questo tipo di discorso. Quindi, insomma, ora, giusto per non monopolizzare la discussione, ecco, provato a mettere un po' di questioni in gioco, perché nel libro di Pier Vittorio effettivamente si individua con grande chiarezza, c'è anche un capitolo, no, che si intitola Autonomia intellettuale, dove si comincia a prefigurare questa figura che Michel Foucault negli anni 70, anzi anni 80 in realtà, chiamerà imprenditore di se stesso, cioè il lavoratore autonomo, colui che si pone al di fuori del sistema politico, della patria, eccetera, eccetera, e si crea e fa della propria autonomia la sua forma di vita e la sua forma di lavoro. Lui lo chiama l'imprenditore di se stesso e in realtà è qualcosa che possiamo vedere nascere proprio in quegli anni lì sicuramente, e soprattutto anche in questi passaggi d'epoca che riguardano da vicino appunto l'architettura italiana d'avanguardia, critica, radicale, eccetera, ma anche dal mio punto di vista il pensiero critico radicale italiano. Che faccio? Allora, gestisco se ci sono domande, richiesta di chiarimenti. Interrompere in qualsiasi momento, quindi, se non sentitevi, diciamo, inibiti. Non so se tu volevi intanto. No, io anzi sono molto curioso se ci sono domande, o interventi, commenti, o lamentele.
No, una domanda: come si rapporta questo pensiero così strutturato tra politica e agricoltura in Europa? Cioè, se ha una prospettiva in Europa, se hai occasione di sentirla, la possibilità di cambiare le costituzioni in Francia? Sì, io devo dire che diciamo una cosa che ho detto anche prima, una cosa che mi ha molto in questi anni stimolato, diciamo, a occuparmi di queste cose, è l'aver sentito in modo molto forte quello che potremmo chiamare un movimento di persone che si sono posti una serie di problemi e questioni che sono esattamente quelli che, di cui parlava Dario, cioè come mettere a tema in modo critico questa dimensione in cui il lavoro general intellect è diventato, diciamo, una forza produttiva a tutti gli effetti, e come, diciamo, inserire dentro questa dimensione una critica, cosa che appunto non può riproporre, diciamo, letteralmente gli schemi critici del passato, ma sicuramente l'operaismo e il post-operaismo e tutta una serie di, diciamo, galassie che si sono poi sviluppate attorno a quello che poi Dario ha chiamato il pensiero critico italiano, sono in qualche modo diventate una sorta di laboratorio, diciamo, no? E quindi devo dire, questa cosa è stata forse una delle, diciamo, per me motivazioni, cioè se non ci fosse stata questa discussione, questa sensibilità e anche una serie di compagni con cui poi ho condiviso questo percorso, cioè forse mi sarei occupato di altre cose, diciamo. Per me questa cosa è stata molto importante. Devo dire che in Europa, ma anche negli Stati Uniti, negli ultimi 15 anni c'è stato un grande interesse nei confronti di questa tradizione di pensiero, con traduzioni, spesso, anzi, molti testi che non si trovano neanche più in Italia, si trovano tradotti in inglese. Il testo che, per esempio, citava prima Dario, un testo importantissimo di Paolo Pirno, Ti ricordi della Controrivoluzione, ha un testo che è soltanto in inglese. È uno dei testi, a mio avviso, più lucidi che rileggere, proprio un testo che fu pubblicato nel 1994, che è un testo che proprio ricostruisce la storia della controrivoluzione dopo, diciamo, il 77, ed è uno scritto che non si trova in italiano, si trova soltanto in inglese, perché è stato pubblicato nel 96 in un'antologia curata, se non sbaglio, da Michael Hard, da Virno stesso. Quindi diciamo che questo pensiero ha avuto un'ripercussione, ha creato proprio una massa critica di pensiero e di discorso che a mio avviso è stata molto importante, forse è stato uno degli eventi, almeno per me, decisivi, diciamo, poi dare forma a una serie di interessi e anche di passioni in qualche modo. Quindi sì, questa cosa c'è stata, e devo dire invece che in Italia spesso, invece, almeno negli ambiti che io ho frequentato, a parte appunto alcune persone con cui ho condiviso questo percorso, invece è stata una tradizione di pensiero che è stata completamente rigettata, e diciamo testimone di questa cosa è il fatto che i libri di Tafuri si nomina in continuazione, eppure il 90% dei suoi libri non si trovano più. Se uno studente oggi vuole leggersi Venezia Rinascimento o La sfera e labirinto, probabilmente si andrà in biblioteca, giustamente, però sono libri che non circolano più. Questo, diciamo, è l'esempio lampante di come nei confronti di un momento, di una congiuntura storica, ci sia stata da una parte una celebrazione anche eccessiva, le mostre che ricordavi tu, il MoMA, la Triennale, la Biennale di Venezia, no? Cioè una celebrazione continua di questa marcord, appunto, del postmoderno, che oggi praticamente è ritornato, no? Tutte le mostre, le biennali lo stanno celebrando, e allo stesso tempo c'è stata una damnazio memoria nei confronti proprio di tutto un pensiero che aveva preceduto quella fase che poi tu hai ricordato come proprio l'avvento, la colonizzazione dello spazio fuori, no? Cioè, tutta quella cosa è stata completamente dimenticata, e testimone di questa cosa è stata, diciamo, la mancanza poi del materiale su cui poi riflettere, insomma. A livello di filosofico, questa fase qualcuno la definisce come fase della crisi della globalizzazione,
ecco, l'emergere di questi degli autori magari italiani degli anni 70. Cioè, insomma, la fase, diciamo, della belle époque della globalizzazione degli anni 90, no? Questa fase progressiva, questa estensione dei diritti, eccetera, eccetera, in realtà quella fase lì non c'è più. Stiamo in una fase successiva di crisi di quel modello di globalizzazione. L'11 settembre è una data di quelle epocali, da questo punto di vista, cioè, insomma, che ha fatto epoca, ma anche sul piano del mercato globale, ecco, il fenomeno della precarietà, della precarizzazione, eccetera, eccetera, anche lì. Questi degli anni 70, loro chiedevano flessibilità, no al posto fisso, no al lavoro che ti prendi a 20 anni e che ti porti fino alla pensione, eccetera, eccetera. Anche lì un altro esempio di controrivoluzione è quella richiesta di flessibilità, che era una delle parole chiave delle lotte fino agli anni 90, se vogliamo anche forse fino a Genova. Oggi è diventata la precarizzazione. Ora, quindi, questa attenzione verso gli elementi critici della globalizzazione è un qualcosa su cui in Italia si discute da almeno 30-40 anni. Cioè, noi siamo sempre in crisi, quindi non è che l'abbiamo scoperta, come dire, recentemente, no? Noi siamo talmente abituati che abbiamo in un certo senso una percezione più raffinata delle criticità. Però questa è una condizione di cui anche all'estero, anche non solo in Europa, si sta, io posso parlare a livello filosofico, anche nelle università nordamericane, c'è un cambiamento in atto che dal predominio delle filosofie analitiche, diciamo così, c'è un ritorno del pensiero critico. Perché? Perché le filosofie analitiche presuppongono che ci sia una fine della storia, la chiamava un sociologo, filosofo appunto americano, Fukuyama, diceva: bene, dopo l'89, caduta del muro di Berlino, caduta dell'impero sovietico, finisce la storia, noi ora vivremo in una sorta di condizione perenne dove sì, si potrà star meglio o peggio, ma più che altro non ci saranno grandi sconvolgimenti. Non è andata così. Ora, quella fase lì si chiamava globalizzazione, oggi siamo in una fase diversa. Sempre di globalizzazione si tratta, ma non è più quell'epoca d'oro che si raccontava, di cui si narravano le meraviglie, ma è forse una fase di crisi della globalizzazione stessa. I nuovi localismi, i nuovi comunitarismi, le guerre di religione, il ritorno dei sotto false vesti, degli statalismi, dei nazionalismi. Insomma, non è che dobbiamo guardare i libri soltanto, basta guardare sul telegiornale alcune volte per capire che quella cosa che si chiamava negli anni 90 globalizzazione oggi non è più un paradigma che rappresenta la realtà che viviamo. Il chilometro zero. Perché non ci sono più. Ciclovio. Sì, perché sono i presidi della globalizzazione. Ma quello che tu dici, poi magari lascio la parola al pubblico se vorrà dire qualcosa, ma quello che tu dici è molto importante, perché uno per me, i momenti anche di occupare poi di certi temi, tra cui quello di cui tratto in questo libro, è una cosa che poi riguarda proprio il modo di narrare la storia della città e la storia dell'architettura. Questo, che è un problema, a mio avviso, fondamentale. Cioè, tutte le grandi narrazioni della città e dell'architettura, ancora oggi, sono narrazioni che in qualche modo vedono il progresso, soprattutto il progresso tecnologico, come il grande, diciamo, come la grande narrazione della città moderna. Non è un caso che uno degli storici che negli ultimi 50 anni è diventato quasi un feticcio, diciamo, della storiografia in qualche modo contemporanea è Rainer Banham. Banham è uno storico molto brillante, che scrive l'altro anche molto bene, quindi quando scrivi bene ovviamente ha un impatto maggiore sugli studiosi, e insomma vanno su dei libri fondamentali sull'architettura moderna, l'architettura moderna viene dall'età della macchina, poi tutta una serie di libri, tra cui un libro veramente importante su Los Angeles, no? Che in fondo è uno dei libri proprio che è ispirato addirittura, insomma, libri come Il Learning from Las Vegas dei Venturi. Beh, Banham dà una lettura della città moderna in cui il progresso tecnologico è questa sorta di vettore lineare che in qualche modo appunto
risolve, diciamo, come diceva il famoso personaggio, quello sarà Wolf di Pulp Fiction, risolve i problemi, e quindi l'architettura deve sostanzialmente assecondare, no, questo processo. Urbana peraltro è molto radicale, insomma, scrive un libro che tra l'altro ha un'influenza decisiva sul lavoro di Archizoom, che è l'architettura dell'ambiente ben temperato, se non, adesso non so, mi ricordo il titolo in inglese, ma non ricordo il titolo in italiano, ma è un libro sostanzialmente una storia della aria condizionata, cioè una storia in cui veramente Banham racconta come diciamo, il controllo climatico cambia, diciamo, l'architettura senza intervenire sull'architettura, quindi è un libro proprio che racconta questa smaterializzazione dell'architettura, che poi per personaggi come appunto Cedric Price, ma gli stessi Archizoom e Superstudio, sarà, diciamo, un paradigma ancora oggi, insomma, sarà un paradigma importantissimo, però diciamo che Banham esclude da questa narrazione il conflitto. Cioè, la città moderna di Banham è una città dove praticamente non c'è conflitto, dove il progresso tecnologico ha una sua, diciamo, processo contiguo. E guardate che questa narrazione di Banham oggi ha, malgrado, diciamo, cioè questo contesto di crisi dove, insomma, tutti i problemi sono ormai espliciti, ha un potere incredibile. Insomma, il libro, l'ultimo libro di Benjamin Bratton, che è, insomma, uno studioso molto influente, diciamo, nel dibattito architettonico urbanistico, insomma, tutto su come internet, la grande, diciamo, macchina del apparato digitale, in qualche modo sia qualcosa che non ha più neanche bisogno, no, diciamo, di una conflittualità umana, no? Cioè, si risolve tutto all'interno di processi dove l'algoritmo, no, eccede completamente, diciamo, qualsiasi possibilità di ragione o di conflitto. Quindi, insomma, la cosa interessante, a mio avviso, di questa tradizione di pensiero che tu hai chiamato pensiero critico, è invece di rimettere il conflitto. Cioè, il conflitto c'è anche quando sembra non esserci. Cioè, il conflitto non è semplicemente gli operai che protestano fuori dai cancelli della fabbrica. Il conflitto è anche il modo in cui queste forme di vita, che poi verranno riassorbite, ma in qualche modo creano continuamente una serie di salti e di resistenze attraverso le quali, come diceva appunto Foucault, noi non siamo governati completamente, no? E questo, a mio avviso, è un aspetto urgente da introdurre nell'architettura. Cioè, da una parte non banalizzare l'idea di conflitto come, appunto, romanticizzarlo come, non so, l'architettura del conflitto, no? Non so, Lebus Woods, o piuttosto questo tipo di resa iconografica, no? Dall'altro invece quello di mettere il conflitto di classe, che è stato decisivo per la costruzione della città, e lo è ancora oggi, quando praticamente diciamo, lo sfruttamento, l'accumulazione sono forzi vettori che organizzano lo spazio urbano ancora oggi. Cioè, rimettere, diciamo, la questione del conflitto come qualcosa che produce lo spazio, a mio avviso, è molto importante. Ed è molto importante rimetterlo proprio nella storiografia della città moderna e dell'architettura moderna. E questo, in fondo, è stata anche forse la lezione di, non solo di Tafuri, ma di tutta una serie di tentativi di mettere a tema, appunto, il rapporto tra la storia della città e il grande conflitto, che in qualche modo ha dato forma poi alla città moderna e alla sua, come dicevi tu, alla sua crisi. Non so se ci sono altre domande. Luca? Io forse vado fuori tema, però ero interessato a chiederti una cosa, no? Nel tuo lavoro ci sono tre componenti estremamente interessanti che si intrecciano. La parte, appunto, di ricerca no? Inizi un seminario, registri, scrivi la tua lezione, quello poi è l'inizio di un pensiero critico. Però tu sei anche un progettista e un insegnante, quindi nel momento che ti cominci a ragionare e articoli un pensiero critico, automaticamente dei tuoi corsi, hai sempre insegnato, no? Dal Berlai, all'IEI, come precario, hai sempre insegnato. Quindi Berlage, Yale, comunque metti in pratica poi una serie di ricerche in cui fai una sorta di verifica, cioè amplifichi questo pensiero critico
ma poi sei un progettista, quindi lavori su concorsi, lavori sul progetto. Allora adesso questa idea del conflitto, che per ora ne abbiamo parlato a livello diciamo generale, all'interno del tuo lavoro di architetto, perché poi io non ti considero uno storico, non ti considero un critico, sei un ottimo insegnante, mi venivo a Londra quando insegnavo, mi venivo a seguire le lezioni del lunedì di teoria all'EA, ma come entrano nella vita di un progettista? Considerando io un progettista, come queste criticità, come questo pensiero critico e appunto analizzando anche architetti, posizioni completamente diverse, no? Rossi, Archizoom, da fuori, come rientrano e come cerchi, se ci riesci, a farli entrare all'interno di un del progetto d'architettura? No, ti ringrazio per questa domanda, anche se mi costringe poi a fare, diciamo, diciamo considerazioni più soggettive, però credo che forse abbiano anche un riscontro più generale. Beh, innanzitutto, io sempre tentato di non creare troppa, diciamo, voluta unità tra il mio lavoro di insegnante, prima di tutto, che considero comunque il mio lavoro più importante, perché è quello a cui ho sempre, cioè, che mi ha sempre ispirato, diciamo, un po' le mie cose. Ovviamente è un lavoro con i suoi limiti, è un lavoro che sicuramente non risolve tutto e non ti dà la visione di tutto, però per me è un lavoro importante, i miei scritti. E poi il mio lavoro, diciamo, da progettista. Io, malgrado tutto, diciamo, mi considero un architetto, quindi sono molto contento che tu hai detto questa cosa. Non sono un critico, non sono uno storico. Devo dire, anche se, cioè, sono condannato a questo strano, per me, bizzarro fatto di dover scrivere molto, cosa che, devo dire, faccio con grandissima fatica, ancora oggi. Però lo trovo anche necessario, anche per il lavoro che faccio, perché insegnare significa anche mettere veramente a tema in modo rigoroso una serie di pensieri e di considerazioni, quindi non lascio che l'insegnamento diventa questa specie di stream of consciousness, che poi non, come dire, è un po' vago e nebuloso. Quindi per me la scrittura è un po' quello di fissare queste cose che poi insegno agli studenti. Peraltro, devo dire, spesso sollecitato dagli studenti stessi, io devo dire, molti dei temi di cui mi sono occupato sono stati nati proprio discutendo con gli studenti, che mi hanno poi suggerito, insomma, mi hanno in qualche modo indirizzato verso una serie di questioni. Il lavoro di progettista per me è un modo di fare architettura nel modo più, se vuoi, tradizionale, perché io ho sempre avuto, e questa è stata sempre, diciamo, poi la discussione con alcuni compagni, cioè l'architettura, come sapete, nasce con un mandato sociale e politico chiaro, che sicuramente non è al 100% compatibile poi con uno spazio critico, perché l'architettura ha, la stessa parola lo dice stessa, l'architettura ha un significato affermativo, e l'architetto proprio nasce, come diceva Manfredo da fuori a lezione, l'architetto difende, è come l'avvocato, difende sempre degli interessi, anche se fa l'architetto, diciamo, radicale o critico, diciamo, comunque sempre all'interno di un campo di ideologie, di tensioni ideologiche che spesso sono fuori controllo anche per l'architetto più, diciamo, astuto. Quindi sicuramente non ho mai messo il nostro lavoro fuori, diciamo, lo metterei proprio dentro, anzi il nostro lavoro è proprio la doxa, diciamo, del lavoro d'architetto contemporaneo, dove precarietà, ma anche, diciamo, voglia di fare ricerca si intrecciano in modo sempre più stringente. E però non ho mai tentato di usare queste cose qui, queste riflessioni, come una sorta di giustificazione o introduzione al mio lavoro di progettista, per due motivi. Primo, perché il lavoro di progettista lo condivido con altre persone e soprattutto con Martino Dattara, con cui ho sempre lavorato, e lì c'è già molto conflitto, quindi, insomma, a proposito di conflitto, basta quello. E un conflitto, d'altro, molto, molto bello, perché io ho sempre detto che all'interno di Dogma Martino rappresenta l'ala riformista e io rappresento l'ala estremista, quindi credo che la qualità del nostro lavoro è quello di intrecciare poi
queste due, diciamo, componenti che non si intrecciano poi alla fine mai, e quindi questa è anche un po' la chiave di lettura del nostro lavoro. E il secondo motivo è che io ho sempre avuto una profonda avversione per quel tipo di teoria alla Venturi, tipo complessità e contraddizione, con un libro che tra l'altro insomma, ha un super celebrato, no? C'è un ritorno di Venturi pazzesco. E lì veramente quel tipo di teoria in cui tu usi la ricerca critica o teorica o insomma storica come, no, modo di poi introdurre il tuo modo di fare architettura, io l'ho sempre avversato. Anzi, io potrei dirvi che nei miei scritti cerco anzi di mettere in crisi anche degli assunti che in qualche modo animano anche i nostri progetti, ma io credo molto in questa tensione. Io non penso che questo sia semplicemente masochismo, ma sia anche il tentativo di creare quella intensità, insomma, dei limiti del nostro lavoro, che è un lavoro estremamente limitato, che a mio avviso ogni progetto in qualche modo ha bisogno. Quindi è un rapporto, come dire, che di questo rapporto è un rapporto che io definirei conflittuale, proprio per la natura stessa di essere progettista, di fare architettura, che appunto non può tirarsi fuori da quello che descriveva in modo molto lucido Dario, ma allo stesso tempo tenta di immettere una serie di forze e di tensioni che credo nel nostro lavoro oggi siano importanti. Ho finito questo. Sì, prego. Se saresti in grado di indicare un architetto italiano, comunque nella condizione attuale dell'Italia, diciamo nel progetto, che abbia una posizione di autonomia e che sia in qualche modo dentro, contro, che cosa, perché mentre contestualizzato nel periodo storico mi riesce facile associare i momenti del progetto e delle occasioni di sistema dei concorsi era tardi, per esempio, per il Parlamento, no? Lì è molto chiaro, siccome sul progetto gli architetti italiani operavano in una condizione di rottura rispetto a quello che in qualche modo veniva visto come avevano un conflitto, la professione aveva un ruolo, l'università, cioè, oggi è tutto così appunto confuso. Sì. Ma io per forza di cose non ho familiarità con il contesto italiano, però quello che tu dici credo sia molto interessante, perché anch'io quando mi sono occupato di questi temi mi sono fatto la stessa domanda, cioè ci sono oggi le condizioni per cui qualcosa di simile, ovviamente con temi completamente diversi e in un diverso contesto, possa nascere, possa svilupparsi? E ti devo dire che il motivo per cui non sono caduto nel disincanto, nel cinismo più assoluto, è che attorno a me ho visto una serie di persone, alcuni colleghi, alcuni amici, alcuni insomma compagni che conosco abbastanza bene, che in diversi contesti hanno iniziato un lavoro spesso di gruppo, di architetti che si mettono insieme non come semplicemente, anche come gruppi professionali, no? Ma anche come gruppi di ricerca, non so, un gruppo che conosco bene, l'Embassy Network a San Francisco, che è un gruppo di persone, non solo architetti, ma ci sono anche degli architetti che stanno cercando di costruire una serie di ragionamenti sul vivere, diciamo, spazio domestico dentro e contro, diciamo, le politiche di precarietà, diciamo, della casa negli Stati Uniti, dove questo problema è molto forte. Un altro gruppo che vorrei menzionare è l'Architecture Lobby di Chicago, che è un gruppo di architetti come noi che si stanno sindacalizzando per in qualche modo far fronte, diciamo, al modo in cui il lavoro dell'architetto oggi è completamente sfruttato, sia dell'architetto, diciamo, dell'intern, ma anche l'architetto stesso come appunto costretto a essere, o magari che vuole essere imprenditore
di se stesso, e devo dire che queste, oppure il gruppo Behemoth, che è un gruppo di persone che conosco molto bene, che stanno organizzando una serie di progetti, di cose in cui tendono, ovviamente, nei cui limiti, diciamo, di precarietà, di mancanza di, diciamo, supporto che magari c'era, in quegli anni che stanno costruendo processi di autovalorizzazione. Ma in fondo lo stesso campo, no? È un esempio di, in qualche modo, creare questo spazio, no? Anche cioè, senza negare, diciamo, la pressione e la, diciamo, le condizioni anche precarie in cui questo tipo di lavoro viene fatto. Quindi non è che noi proponiamo questi progetti come se questi progetti li tiriamo fuori come conigli dal cilindro, no? Ci sono una serie di contesti professionali che conosciamo bene, sono molto pesanti, che sono molto, appunto, dentro quella logica che Dario descriveva prima. Allo stesso tempo però c'è la ricerca continua di margini, come dire, di manovra su cui, appunto, instaurare una discussione, e devo dire queste cose le vedo. Io non avrei mai, non mi sarei mai occupato di questi temi se non avessi avuto, diciamo, lo sprono, e anche, diciamo, se avessi avuto questi esempi sott'occhi, e credo che questa sia una realtà che sta nascendo, che riguarda molto le persone di una certa generazione, che forse hanno, diciamo, più pessimismo dell'intelligenza, ma anche più ottimismo della volontà, come diceva un famoso filosofo, e che quindi stanno in qualche modo anche cambiando il modo in cui si fa architettura, no? Dove non si aspetta, diciamo, di vincere l'Europan per poi fare, insomma, ma che cercano percorsi alternativi, percorsi spesso di studio, anche di studio rigoroso, studio che combina, cioè, insieme la ricerca storica, ma anche la ricerca sul campo. Io credo che questa sia una realtà che sta emergendo in questi anni e che per me è stata una fonte, diciamo, di ispirazione, ma anche una motivazione per poi occuparmi di questi temi, altrimenti non l'avrei fatto. Se fossi stato io da solo dentro la mia stanza immaginare, no? questa realtà senza avere questo stimolo, non avrei mai, insomma, concepito di parlare e di scrivere di queste cose. Qui c'è una domanda per Vittorio. La lettura che tu fai, diciamo, del rapporto tra tabù e radicali è una lettura che, come sappiamo, diciamo, paga il prezzo di non aver, diciamo, la risolvi in poche frasi, no? Non aver affrontato quello che è successo dopo, diciamo, il momento aureo, diciamo, delle affermazioni di Aureli, cioè quando lui passa dalla scrittura del saggio sul contropiano alla sua traduzione del libro pubblicato nel 73, nel 72, cioè quando poi in realtà lui attacca radicalmente l'esito, diciamo, di quella stagione radicale, appunto demolendo, diciamo, quello che si era sostanzialmente, no, l'esito che quella stagione aveva avuto con la mostra del 72 a New York, ma allo stesso tempo cancellando definitivamente ogni possibilità di leggere, diciamo, in quello che specialmente Archizoom aveva tentato di dire nella sua frase, una relazione con il proprio lavoro. Poi questa cosa viene sancita 3 anni dopo, quando nella storia dell'architettura questa cosa viene ancora più messa alla berlina con questo titolo internazionale dell'utopia, che è ironico se ci pensiamo, perché questo internazionale dell'utopia da cui denuncia poi intrinsecamente anche il ruolo che questi radicali, in particolar modo a Archizoom, ma anche su questo studio, avevano avuto nel leggere tutto il fenomeno moderno in una chiave diversa, ma allo stesso tempo sempre, diciamo, in una scala molto più ampia che non quella locale. Fino a che punto, mi sono chiesto leggendo il tuo libro,
siamo autorizzati, no? Certo. E leggiamo tutta questa cosa con la giusta distanza critica, ma sapendo anche quello che è successo, certo. No? A rileggere appunto al netto di quegli anni dopo, sapendo che poi Rossi, come sappiamo, è diventato in un modo dell'altro l'alfiere, no? della critica che da fuori fa proprio ai radicali. Certo. No, penso che quello che tu dici sì, no, questo è un aspetto molto importante. Innanzitutto la critica di Tafuri nei confronti, diciamo, di Archizoom e Superstudio deve essere un po', diciamo, contestualizzata, perché una delle scommesse, diciamo, del mio libro, che poi in realtà è come poi in effetti è avvenuto, diciamo, l'ironia di questa ostilità di Tafuri nei confronti dei due gruppi è ironica, perché almeno nel caso di Archizoom la nostra psiche nasce proprio come una lettura, a mio avviso, anche molto intelligente del saggio di Tafuri. Cioè, sono forse, diciamo, quella compagine lì sono gli unici che veramente nell'ambito dell'architettura capiscono dove Tafuri vuole arrivare, cioè l'architetto come organizzatore di processi, no? A fondo, se tu leggi i testi di Archizoom, anche quello che poi Branzi scrive dopo negli anni 70, è esattamente andare in quella direzione. E questo, devo dire, quando io ho iniziato a fare questo lavoro, mi stupivo che, per esempio, il lavoro di Archizoom veniva sempre associato con, non so, Archigram o tutta una serie di gruppi con cui, a mio avviso, Archizoom non ha niente a che fare, perché diciamo, il progetto di Archizoom proprio nasceva, diciamo, sulla scia della critica dell'ideologia, no? Poi succede ovviamente che Tafuri, per motivi anche, devo dire, come che sono esattamente i motivi che tu accennavi prima, cioè che in Italia soprattutto c'è, cioè, questa sorta di tendenza, no? Che se tu dici A, chi dice B deve essere assolutamente screditato, no? Subito, no? E Tafuri, purtroppo, che era un grandissimo storico, forse uno dei più grandi storici, se non il più grande storico dell'architettura degli ultimi 60 anni, 50 anni, purtroppo, io lo so perché poi sono stato anche suo studente, lui aveva questa tendenza, quindi, a screditare qualsiasi persona o architetto che non rientrava, diciamo, nella sua benevolenza, no? Aveva questo atteggiamento che purtroppo è un limite del suo lavoro, e a mio avviso il modo in cui ha, poteva anche fare una critica, però ha liquidato, diciamo, in modo anche, secondo me, molto, per la sua, diciamo, grande intelligenza, un po' spicciolo, diciamo, mettendo, insomma, liquidando in due frasi questa stagione, celebrando poi invece architetti, non so, le famose due pagine su Gianfranco Caniggia sono indimenticabili, sulla storia dell'architettura italiana, qui Gianfranco Caniggia è considerato invece, insomma, una grandissima... questo purtroppo è un limite del suo lavoro. Ovviamente ci sono stati dei conflitti, c'è stato anche un grande, diciamo, questione, vale a dire la fine, diciamo, del processo rivoluzionario che in Italia si era aperto con la fine degli anni 60, cioè dopo il 77 non solo c'è una repressione nei confronti dei movimenti, insomma, che è una vera e propria, diciamo, altro che controrivoluzione, è proprio una repressione, dove appunto figure centrali di quello che appunto era il pensiero critico di quegli anni vengono letteralmente, diciamo, vengono costrette, diciamo, a fuggire, o vengono messe in prigione, il famoso caso del processo 7 aprile, tra l'altro ispirato al Partito Comunista, la tesi accusatoria del pubblico ministero calogero era una tesi che proprio era ispirata non da neanche dalla democrazia cristiana, ma dal Partito Comunista. Questo, diciamo, impone ai movimenti italiani un arresto, no? Negli anni 80 c'è sostanzialmente il riflusso, e beh, questo fa mancare a tutta una serie di pensieri, no? La massa critica che quando noi teorizziamo, pensiamo qualcosa, non è perché noi abbiamo quest'idea, no? Ma perché c'è un movimento in atto, no? Nel momento in cui questo movimento viene a mancare, ovviamente le cose vengono scritte in un modo diverso, quindi c'è una restaurazione anche nell'ambito storiografico,
la storia dell'architettura italiana, cioè credo che non sia, non dico, io come dire, ho una, per me sono una grandissima influenza quello da fuori, però non credo di dire niente di offensivo, che la storia dell'architettura italiana, pubblicata nel 1984, è un libro vergognoso, un libro in cui da fuori praticamente fa proprio una sorta di riscrittura anche abbastanza, non solo malinconica, ma anche, cioè quella che Benjamin chiamerebbe la malinconia di sinistra, no? Cioè questa sorta di sindrome della meglio gioventù, che Tafuri ha vissuto negli ultimi anni della sua vita, e quindi qui ovviamente l'interpretazione dell'utopia diventa, c'è cioè, un modo anche abbastanza cheap, un modo anche abbastanza spicciolo per liquidare quella stagione, ma questo per me era poi il punto di partenza, dove invece ricostruire questo contatto, probabilmente anche forzando i termini della questione, ma credo che questo riaggancio, cioè quella ricostruzione di questo pensiero video che rivede insieme queste figure, credo che per me è stato un compito storiografico abbastanza importante. Ma aggancio subito che ce n'era un'altra domanda per Dario, però se no poi dopo, perché è collegato a questa cosa. In realtà questo passaggio in architettura, diciamo, noi usiamo, come ha fatto Pier Vittorio, il 72, il 73, no? Questo diciamo, spazio A. In realtà questo lo sono anche per esempio per i radicali, sono anche anni in cui loro sostanzialmente sanciscono la conclusione del loro mandato. E però quando uno guarda bene e poi sente, no, l'intero, poi scopre che in realtà questa conclusione va ancora più anticipata. Sostanzialmente, in realtà, il 69 è un vero spartiacque anche per loro, cioè fatto il monumento continuo, fatto la nostra psichica del 70, così, diciamo, il grosso, no, di quello che quella stagione, in quel modo realmente critico, doveva dire sostanzialmente è fatto. Poi il resto è un posizionamento dei primissimi anni, e subito dopo è proprio uno strano, no, adesso lo dico anche con rispetto, avendo poi studiato per fondo, come me lo posso pure permettere, però è uno strano nel senso di vabbè, ci abbiamo provato, ma in realtà più di tanto non ce l'abbiamo fatta. E perché non ce l'abbiamo fatta? Perché c'era un qualche cosa che era intrinseco al 68. Frassinelli lo dice molto bene in una delle interviste del libro, insomma, che lavorava tutti i giorni, pubblicato l'anno scorso, cioè lui dice: all'interno del movimento noi già sentivamo l'odore di qualche cosa che non ci piaceva. Ora, lui è un pacifista di quelli proprio con le due bandiere, no, la bandiera col baleno antelittera, no? Quindi anche incapace probabilmente di assorbire quella parte di conflitto che è connaturata alla politica, no? E quindi, come dire, il primo a dire che forse andava fatto passare, dice no, io non voglio avere niente a che fare con queste cose. Però è vero anche che questa cosa qui poi l'hanno vissuta tutto il gruppo, compresi Archizoom, perché Archizoom vanno via da cacciati da Firenze, non solo perché il processo così è, ma perché cioè, si è creata una condizione politica proprio all'indomani del 68, che di fatto ha messo nelle condizioni un signore che era il padre di Morozzi, sovrintendente a Firenze, che ha pagato un lavoro a loro, che questa cosa è un lavoro in un certo modo, tutto sommato, però un signore certamente, vuol dire, non propriamente di sinistra, no? Il papà di Andrea Branzi era un senatore democristiano, quindi questi personaggi fanno la critica al sistema avendo alle spalle, come dire, quelli del sistema lo fanno, no? Il papà di Cristiano dell'Alto di Francia e Giuliano dell'Alto di Francia, uno dei grandi rappresentanti della borghesia di sinistra, certamente, ma non certamente rivoluzionario, diciamo chiaramente. Però è proprio nel 68 che si crea a Firenze, anche all'indomani proprio delle occupazioni, un clima che poi diventerà qualcosa che sostanzialmente espelle dal sistema per appunto questi elementi, percependoli da subito come elementi di disturbo.
Oggi per noi Casabella di Mendini con il superstudio è la rivoluzione. All'epoca quelli che leggevano la Casabella di Mendini erano ritenuti servi del potere, perché il vero, come dire, la vera critica era quella di chi bandiva letteralmente dai propri tavoli un immaginario che è anche un fatto iconografico, perché un'altra cosa importante che va detta rispetto all'esperienza operaista, che era un'esperienza fatta di tante parole ma poche figure, che per Pier Vittorio, come dire, va bene, nel senso che la, come dire, come si dice, no, è la non figuratività, no, l'architettura non figurativa, però all'epoca è stata veramente una demonizzazione di una certa attitudine che faceva passare la critica anche attraverso un uso diverso, no, dell'immaginario rappresentativo che era quello dell'architettura. Allora la domanda che ti faccio a te non è tanto di costruire queste cose più architettoniche, quanto prima tu hai detto per Tronti quello era tramonto, e per Degas era l'alba, quindi sicuramente è stato un momento importante. Quanto secondo te il passaggio del 68 è decisivo per dire guarda, le cose ormai sono cambiate e non si torna più indietro? Sì, no, insomma, grazie della domanda che è complessissima, volevo cavare quasi con qualche battuta. Allora, di cosa è il tramonto e di cosa è l'alba? Eventualmente non è detto che il tramonto non si tocchi, no? Anzi, no? Insomma, di solito. È il tramonto per Tronti di una certa epoca, che è l'epoca moderna. Insomma, cose come l'opera con la O maiuscola, l'autore con la A maiuscola, quelle cose erano al tramonto, in quel passaggio là. Perché? Cosa è per Tronti il 68? Il 68 è l'affermarsi della democrazia, che per lui non è una cosa positiva, perché significa massificazione, anonimato, significa... come dire, affermarsi della società sulla politica. Cioè, insomma, il conflitto passa dal conflitto politico, che era il conflitto sui rapporti di forza, al conflitto sociale, che è la richiesta di diritti, allargare l'ambito dei diritti sociali, l'emancipazione, eccetera, eccetera. Era una rivoluzione di costume, che lui infatti ha definito rivoluzione borghese o rivoluzione democratica. Quindi intendiamoci su che cosa è il tramonto. Insomma, può darsi che sia il tramonto di una cosa che non nega l'alba dell'altra, che infatti è proprio l'alba di questa socializzazione della politica stessa. Tant'è vero che uno dei motivi di conflitto tra Tronti e Negri in quegli anni era proprio il passaggio che Negri aveva suggerito e tematizzato dall'operaio massa, che era l'operaio della fabbrica fordista di Frontiano Memoria, all'operaio sociale, che per Tronti era una bestemmia, no? Perché l'operaio deve essere adesso, ci sono i rapporti economici di forza, e nella società è lo spazio delle neutralizzazioni dei conflitti politici e il trionfo di quello economico, che poi, no, dei rapporti economici informali che poi hanno prodotto il mercato così come poi lo conosciamo. Quindi anche io ho usato quell'immagine, perché l'immagine che loro usano, ma tenderei appunto a distinguere questo rosso, no? Non è lo stesso rosso quello del tramonto e quello dell'alba, è il tramonto di una cosa e l'alba di un altro, che non è detto che siano in contraddizione. Ora, quello che dici tu è senz'altro vero, cioè insomma si perde qualcosa dopo il 69. Non c'è più la grande epica del movimento operaio per Tronti, non c'è opera e non c'è autore. Stiamo entrando in un'altra fase storica, però, dove appunto questi elementi prettamente moderni vengono meno. Per Tronti è una disgrazia, per altri, ma anche in quegli anni lì, di grandi movimenti della metropoli che diventa fabbrica diffusa, eccetera, eccetera, non c'è una grande produzione neanche nel filosofico. Le cose più Negri le scrive dopo. Il Marx oltre Marx, Negri lo scrive quando è esiliato in Francia, che è il suo primo libro importante, le cose precedenti non sono a livello filosofico. Quindi anche lì l'autore e l'opera sono elementi che sono meno importanti rispetto all'immanenza delle lotte nel tessuto metropolitano, diciamo così. Non so se
provato. No, su questo punto hai fatto bene a ricordare questa cosa. Cioè, noi adesso, guardando il lavoro di un ambito, diciamo, dell'architettura italiana, a conti fatti, diciamo, col senno di poi, ovviamente possiamo facilmente poi individuare anche, diciamo, le cadute ideologiche di questo lavoro, il fatto di come poi è stato riassorbito, a cominciare dalle mostre statunitensi, eccetera. Però all'epoca, come diceva giustamente Dario, questi temi, la città fabbrica, per esempio, no? Di cui in realtà Tronti non parla nel saggio La fabbrica, la società, accenna poi a una, tutta una serie di aspetti, no? Che è l'influenza della fabbrica sui rapporti sociali, no? Però tutta questa, diciamo, discorso sulla città fabbrica, che tra l'altro verrà introdotto da una figura molto interessante di cui mi sto occupando in questo periodo, che ha molto a che fare con il rapporto tra urbanismo e architettura, che in realtà non ho trattato nel libro, che è il lavoro di Alberto Magnaghi. Alberto Magnaghi, che adesso credo sia docente al Politecnico di Milano, un grande territorialista a Torino, Milano, e lui è stato negli anni 70 credo il segretario della sezione o torinese o milanese di Potere Operaio, molto vicino a Nevi. Lui è quello che inizia a parlare facendo delle analisi su Torino, è quello che nei primi anni 73-74 inizia a mettere a tema questo, diciamo, concetto di città fabbrica, rileggendo appunto il saggio di Tronti, ma anche leggendo, diciamo, quello che Negri stava iniziando, diciamo, allora, che era la teoria dell'operaio sociale. E la cosa interessante è che in realtà il lavoro di Archizoom viene prima, cioè in qualche modo il lavoro di la nostra City, che segue sia, diciamo, le teorie di Tronti, ma anche quelle di Tafuri, già mette a tema alla fine degli anni 60 qualcosa che in qualche modo Negri teorizza solo a partire dalla metà degli anni 70, alla fine degli anni 70. Quindi in realtà un aspetto interessante di questi progetti, qui in realtà, insomma, si è parlato sempre poco, che questi progetti prefigurano una serie di temi che poi il pensiero filosofico, il pensiero politico affronta quasi 10 anni dopo, quindi non è che l'architettura di solito è vista come qualcosa che segue, no, queste trasformazioni. In questo caso io mi sembra di dire che l'architettura ha anticipato, però allo stesso tempo questa anticipazione in realtà non era chiara neanche, diciamo, poi agli stessi autori, come spesso accade nell'arte, ma la vicinanza ideologica, diciamo, non ti permette mai poi di tirare, diciamo, delle conclusioni più. Però io mi sento di dire che in quel momento molti dei temi lanciati all'interno dell'architettura, in parte da Tafuri, in parte da Branzi e compagni, in quel momento anticipa tutta una serie di riflessioni che sono quelle riflessioni che facciamo anche oggi in ambito non architettonico, ma anche filosofico e politico. Penso che abbiamo superato le 2 ore, quindi spero che i nostri amici di campo non ci date niente. C'è la birra, quindi grazie per essere venuti e grazie per la pazienza. Io qua ho l'editore che è disperato, è venuto qui con una valigia piena di libri, quindi fatelo contento, perché altrimenti domani viene CAMPO, a space to debate, study and celebrate architecture.